Ora, questo significa che il concetto di responsabilità è un concetto che ha dentro di sé, almeno per quanto vi ho appena detto, prima di tutto una concretezza, non si è responsabili a livello logico, si è responsabili a livello pratico. È un concetto che non può non avere una dimensione vissuta. Non solo, ma è un concetto che implica una dualità, ovviamente, ma molto probabilmente, lo vediamo subito, implica in realtà una trinità. Cioè, vi è chi fa la domanda, vi è chi risponde e vi è un'entità in nome della quale colui che fa la domanda fa la domanda, è un'entità in nome della quale colui che risponde risponde. Questa entità può essere una persona, può essere un'idea, può essere un valore. In ogni caso, adesso cominciamo ben presto a fare degli esempi e chiariremo. Due, dunque, come minimo il livello di enti coinvolti praticamente nella responsabilità sono due, dunque dialogo. Questo due, che probabilmente è un tre, non è necessariamente un dialogo, una dualità alla pari. Non è per niente detto che i due siano alla pari, colui il quale domanda e colui il quale risponde. Possono esserlo. Ci può essere invece una superiorità del domandante o una superiorità del rispondente. Come vi dicevo, è tuttavia necessario che vi sia un medium, una possibilità di mediazione fra i due, cioè è necessario che i due abbiano la stessa lingua, ma è necessario che i due riconoscano di potersi parlare, cioè riconoscano che fra di loro non c'è un rapporto nullo. Quale che sia, c'è un rapporto. Poi, se vi è inimicizia totale e radicale, non c'è responsabilità. L'altra cosa, siamo sempre a livello generale. Dunque, responsabilità, rapporto, relazione di riconoscimento fra almeno due soggetti. Questo rapporto e questa relazione ha sostanzialmente due possibili declinazioni. Ha una declinazione morale e una declinazione politica. Vi è responsabilità senza potere, e allora siamo nell'ambito della morale. Vi è responsabilità con potere e dunque lì siamo nella politica. La responsabilità nell'ambito morale prende il nome, è associata, ecco, è associata al concetto di dovere ed è associata al concetto di cura, prendersi cura. La responsabilità in ambito politico è associata invece, cioè in un ambito di potere, è associata invece alla nozione di gerarchia o alla nozione, in ogni caso, di obbedienza o disobbedienza, cioè di colpa legale. Lo si dice anche nel linguaggio comune. Colui il quale porta la responsabilità dell'incidente stradale è colui che ha attraversato col rosso. Se, un'altra considerazione molto importante, vedremo perché. Quando vi è una domanda e quando vi è una risposta preconfezionata, automatica, che non può essere diversa da quella che è, allora non c'è responsabilità.
Un computer non è responsabile del fatto che si accenda o si spenga. C'è un rapporto, c'è qualcuno che dà un ordine e c'è una risposta all'ordine, ma se questa risposta è obbligata, allora non c'è responsabilità. Gli automatismi o i riflessi condizionati non sono atti di responsabilità. L'obbedienza, insomma, è solo una delle fattispecie comprese dentro il concetto di responsabilità. In generale, la responsabilità implica un dialogo, una dualità, un rapporto, un riconoscimento, una relazione, una obbligazione morale e anche eventualmente una obbligazione giuridico-politica. Il rapporto fra i due, chi domanda e chi risponde, può essere un rapporto simmetrico, alla pari, può essere un rapporto asimmetrico, che tuttavia è un rapporto, anzi la forma più consueta dei rapporti. E soprattutto, vi dicevo, c'è nascosto dentro il concetto, oltre che la sua necessaria realizzazione pratica, c'è nascosto il 3. Facciamo qualche esempio. Primo esempio, mondo antico, classico. Il Critone, probabilmente uno dei primi dialoghi di Platone, agli inizi del IV secolo a.C. Socrate è nella cella della morte. I discepoli, gli amici che gli stanno intorno gli dicono: dai, che organizziamo una fuga, ti facciamo scappare. E lui dice: no, dice no, perché devo rispondere alle leggi. E c'è la celebre prosopopea delle leggi, cioè la presentazione delle leggi. Si intende per leggi le leggi della città, cioè di Atene, le leggi della città in forma di figura, di immagine, di volto, prosopon. Sì, Socrate immagina che gli si rivolgano e gli facciano delle domande e che lui, Socrate, si senta tenuto a rispondere e le domande che quelle leggi gli fanno sono sostanzialmente come ti permetti di disobbedirci quando ci hai implicitamente accettato per tutta la vita tua lunga di 70 anni, hai vissuto dentro la città, anzi non te ne andavi mai, sei sempre stato un ateniese che stava dentro ad Atene, che vuol dire che avevi ci davi consenso implicito, sei stato allevato grazie a noi, dentro di noi, sei stato cresciuto nella obbedienza a noi. Quando eri in tribunale ti è stata offerta la possibilità dell'esilio, cioè di andartene se non ti piacevamo, l'hai rifiutata, dunque hai accettato il mondo delle leggi, quale esso è. Può anche darsi che le leggi siano state applicate male e che dunque tu sia vittima di un errore giudiziario. Può anche darsi questo. Ma quando c'è un processo e alla fine c'è una sentenza, anche se la sentenza contiene un errore, tu sei tenuto a rispettarlo. E quindi se scappi, commetti ingiustizia. E ogni tanto il povero Socrate immagina di rispondere: sì, è vero, sì, avete ragione, come no, eccetera. No, cioè, questi gli chiedono, gli fanno domande: come ti permetti di, non è forse vero che? E lui risponde: sì, è vero, sì, avete ragione. Allora, qui sono in due o sono in tre? Sono in tre, perché ci sono le leggi che fanno le domande,
C'è il cittadino che risponde alle domande, cioè si sente vincolato da un rapporto. Il cittadino non reputa assurdo che le leggi gli parlino. Riconosce che è giusto, è possibile che le leggi gli parlino e che è giusto che lui risponda. E il 3 è l'idea di giustizia, evidentemente. Se tu, Socrate, fuggi dalla cella della morte, beh, tu infrangi la giustizia. Noi siamo le leggi, tu sei colui che è sottomesso alle leggi. Noi possiamo parlare, in realtà abbiamo parlato per 70 anni, abbiamo sempre parlato, noi ti dicevamo che cosa fare, tu lo facevi e ci accettavi, e adesso te ne vuoi andare? Te ne vorresti andare? I tuoi discepoli vogliono che tu te ne vada, in questo modo tu romperesti la mediazione che c'è fra di noi, romperesti il medium che c'è fra di noi, il terzo che ci collega. Leggi sono uno, Socrate è due, il tre che le collega è l'idea di giustizia, cioè ciò che rende possibile il parlare. Questi si possono parlare perché c'è un medio fra di loro. Se uno dei due si allontana, scappa, rompe il medio, per cui si è responsabili in quanto si riconosce che c'è un altro dall'altra parte che ci fa domande che noi. È giusto che noi rispondiamo a quelle domande e questo riconoscimento è il riconoscimento l'uno dell'altro reso possibile da un terzo che è ciò che ci tiene insieme, ciò che è comune fra di noi, in questo caso la giustizia. La responsabilità avviene all'interno di uno spazio comune. Primo esempio. Secondo esempio, la Bibbia, Genesi 4, 8. Il Critone era il 49 e 54D, la citazione, la prosopopea delle leggi. Genesi 4, 8. Caino ha appena ucciso Abele. Caino è più evoluto di Abele. Caino è un agricoltore, che è uno stadio della civiltà più avanzato rispetto allo stadio della pastorizia di Abele. Ma Caino fa sacrifici al Signore di malavoglia, gli sacrifica delle cose semi andate a male, delle messi non perfette. E invece Abele sacrifica i migliori agnelli del gregge, per cui Abele sacrifica con animo puro e giusto, Caino sacrifica con animo avaro, impuro, e allora il Signore sdegna l'offerta di Caino e accetta l'offerta di Abele. Caino si ingelosisce e si arrabbia, porta Abele fuori, non si sa dove, fuori da che cosa, lo porta in un campo, lo ammazza. E adesso c'è la domanda. Il Signore, che in quel tempo si aggirava evidentemente, aveva più attenzione di quanto ne abbia oggi, forse, a quello che combinano gli uomini, chiede: Caino, dov'è tuo fratello Abele? E Caino, arrogante, risponde: Che ne so io? Sono forse il custode di mio fratello. Questa è responsabilità, naturalmente alla rovescia, cioè qui c'è qualcuno che, invitato a rispondere, nega la risposta. Ma quello che ci interessa è, ovviamente la relazione è asimmetrica, tutto il potere sta in Dio e tutto il non potere sta in Caino. La relazione è asimmetrica, dunque, ma. La cosa importante che dovete vedere, dovete cogliere, è che qui c'è l'essenza della responsabilità, che è negata, la cura. Forse che sta a me aver cura
di mio fratello, non voglio saperne io di cura. Non so che cosa tu voglia dire. Allora, la responsabilità è un rapporto fra due che si riconoscono. Stesso che Caino risponde a Dio, non è che gli dice non ti conosco. Due che si riconoscono hanno un medium in comune e tuttavia in questo caso c'è una negazione di responsabilità, cioè si accetta la risposta. Sì, accetto di risponderti. Tu mi fai una domanda, io accetto di risponderti formalmente, ma nella sostanza nego di essere responsabile di mio fratello. Nego di essere tenuto alla cura di mio fratello. Dunque, c'è un medium, sì, chi è? È l'idea di divinità, cioè l'idea che in generale esiste la possibilità per l'assoluto di rivolgersi al contingente, cosa non ovvia, per nulla ovvia che l'assoluto parli al contingente. E che il contingente capisca, in realtà in quell'assoluto che parla al contingente c'è una cura dell'assoluto per il contingente. Dio non lascia il mondo rotolare verso il male. Quando il male viene compiuto, Dio fa un ingresso nel mondo e dice: che cosa stai combinando? C'è una cura che è costituita dall'idea che l'assoluto possa avere un rapporto con il contingente. Cioè, questo è il medium che collega i due, che si parlano. Ma in questo caso è un parlare vuoto, nel senso che Dio parla in modo pieno, chiede conto. Caino risponde, certamente, emette suoni coerenti, ma sono suoni vuoti. Nega ciò in nome di cui viene interrogato, la cura. No, non sono tenuto ad avere cura. Guardate, poi Caino è evidentemente l'agricoltore ed è il fondatore della prima città, per quello vi dicevo, chissà da dove lo porta fuori, perché non c'era ancora la città. È Caino che fonda la prima città della storia, il che forse spiega tutti i problemi che stanno dentro la politica. Cioè il fatto che la politica si organizza intorno all'assenza di cura. O comunque per impulso di qualcuno che non si è preso cura del fratello. Ma se prendiamo un altro esempio biblico, vediamo la stessa cosa a livello, con le parti rovesciate. Cioè, c'è un altro esempio dove chi si rifiuta di rispondere è Dio. Perché non è solo Dio che fa le domande agli uomini, più spesso sono gli uomini che fanno le domande a Dio. Dio che fa domande è raro. L'uomo che fa domande è normale. Qui c'è l'uomo per eccellenza, Giobbe. Giobbe, al quale capitano tutte le disgrazie che voi sapete, Giobbe che non ha colpa. Giobbe che è messo alla prova da Dio per rispondere a una provocazione del demonio, tra l'altro. Giobbe, che non ha colpa, gli capita di tutto, gli muoiono le mogli, i figli, i cammelli, e si ammala lui e prende la lebbra e tutte le cose più orrende. E per di più gli arrivano anche a casa, se ne sta lì sdraiato sopra un mucchio di rifiuti e si gratta perché ha una malattia orrende. Gli arrivano anche a casa tre amici che gli spiegano che se gli è capitato tutto questo disastro è perché sicuramente ha delle colpe. Lui dice: no, non è vero, non ho colpe, io sono sempre stato un uomo giusto, retto, pio e santo.
Poi arriva un quarto che gli dice di nuovo che lui evidentemente ha delle colpe e lui invece, il Giobbe, continua a dire: ci piacerebbe tanto capire perché Dio ce l'ha con me, perché io non ho colpa. Cioè Giobbe sta tentando, ecco, sta tentando di portare Dio all'interno di una trama di ragionamento logico-giuridico-utilitaristico, fondato sul do des. Siccome sono stato bravo, spiegami almeno perché mi stai punendo, essendo io privo di colpa. E fa la domanda, no? Perché ce l'hai con me? E allora anche qui arriva Dio dentro il turbine, come costumava ai tempi dell'Antico Testamento, c'è il turbine e dentro c'è Dio. E Dio viene presentato come colui che non deve rispondere e non può essere narrato. Questo è Giobbe 17, scusate, 37-23. Dio che non può essere raccontato o non può essere interrogato. Ecco allora. E infatti Dio non può essere interrogato. Si sottrae alle domande di Giobbe e gliela fa lui la domanda. Una domanda terrificante. Ubi eras quando ponevam fundamenta terra? Eri tu quando io modestamente, creavo dal nulla l'universo. Sei proprio sicuro di avere il diritto di farmi delle domande? Il rapporto che c'è fra noi non è un rapporto di commensurabilità, non è un rapporto logico, non è un rapporto giuridico. Cingiti i lombi di fortezza e rispondi: dov'eri quando io generavo l'universo? E poi ne ho fatte di tutti i colori, ho messo al mondo la natura, ho messo al mondo tutti gli animali, ho messo al mondo tutti i mostri, Leviatano e Behemoth. E tu? Vedete, anche una domanda così, cosa volete che dica Giobbe? Risponde dicendo: scusi, ho parlato troppo, non posso parlare. Devo stare zitto. Alla fine succede che dovrebbero tacere tutti e due, però siccome Dio è incommensurabile, è incomprensibile, non è riducibile a concetto, però è anche, secondo questa opinione, infinita misericordia, oltre che infinita potenza, anche infinita misericordia. Come ha atterrato Giobbe, così lo rialza e gli raddoppia le ricchezze che aveva prima delle disgrazie. Non si sa se anche le mogli. Ora, il punto è questo. Abbiamo una sottrazione alla responsabilità che è vietata per Socrate. Non ti puoi sottrarre. Abbiamo una sottrazione alla responsabilità per deficienza, per mancanza, che è quella di Caino, che lascia sussistere il rapporto trinitario, però lo lascia sussistere per metà, formalmente risponde. Dal punto di vista dei contenuti, non risponde. Perché? Perché Caino afferma la assoluta indipendenza e l'assoluta mancanza di relazione fra gli esseri umani. Ciascuno è responsabile di se stesso. Non si prende cura di lui. E poi abbiamo in Giobbe, in Giobbe abbiamo una situazione di irresponsabilità che coinvolge Dio, e Dio l'irresponsabile, che non vuole rispondere, che
frantuma anche il 3, cioè qui non, sostanzialmente dice fra me e te non c'è alcun rapporto possibile. Se c'è, è solo perché io lo voglio. Non esiste un terzo, tutto ruota intorno a me. Tu non hai alcun diritto. Io potrei non ascoltarti. Non, siamo incommensurabili. Poi, siccome sono misericordioso, mi faccio vedere e sentire e ti sollevo dalla tua miseria. Non è ovvio che vi siano elementi di responsabilità nei rapporti fra le persone. Non è per niente ovvio. Ci vogliono delle condizioni. In casi estremi, la condizione normale, media, quella di Socrate è una condizione in cui si può parlare sensatamente di responsabilità, ma c'è il rifiuto della responsabilità, Caino, e c'è la impossibilità della responsabilità, Dio. Dio quando ci risponde, non ci risponde perché è responsabile, è fuori dalla logica della risposta, della responsabilità. È un gesto assolutamente unilaterale. Questo secondo Giobbe. Poi probabilmente secondo altre interpretazioni del cristianesimo, Giobbe non nasce dentro una logica e una cultura, una religione cristiana. Secondo un'altra diversa interpretazione, resa possibile dal cristianesimo, si può pensare a una religione in cui entro certi limiti Dio risponde, però stiamo attenti, l'idea che Dio sia tenuto a rispondere non ha senso, eh? Non è tenuto, non può essere tenuto. Ora, una irresponsabilità per sottrazione, per diminuzione, per rifiuto, Caino, una irresponsabilità, diciamo, per eccedenza. Quella di Dio. In entrambi i casi un incontro mancato. Guardate, la storia, metà, più di metà della nostra vicenda storica occidentale si fonda su un concetto di responsabilità. Adesso entro in un discorso politico, assolutamente asimmetrico, nel senso che il modo, la fonte di legittimazione del potere politico prima dell'età moderna, quale che fosse la fonte di legittimazione, diciamo all'interno della Repubblica Cristiana, era che il potere politico è responsabile. È responsabile dei sudditi, perché è difficile chiamarli cittadini, dei sudditi, ma è responsabile davanti a Dio. Per cui il re di Francia risponderà a Dio il giorno del giudizio del fatto che il suo regno, la Francia, sia stato e si sia comportato in modo conforme all'insegnamento divino. Questa era la legittimazione che faceva sì che il potere politico intervenisse su input del potere spirituale per punire ed estirpare il peccato e l'eresia. Perché il concetto era: io, re di Francia, rispondo del mio regno, non rispondo al mio regno. No, rispondo del mio regno. A chi? A Dio. Questa era una totale asimmetria. Cioè, quando il re di Francia sterminava gli albigesi, per la crociata contro gli albigesi, la crociata era indetta dal romano pontefice, certo,
Ma il re di Francia lo faceva tanto perché ci guadagnava la Provenza, d'accordo? Questo è evidente. Ma la legittimazione era: io non posso tollerare di dover rispondere un giorno del fatto che c'è una parte del mio regno che è piena di eretici, di catari. Io ho questo obbligo, sono responsabile dei miei sub.